redazione di 50 News, ben trovati per una nuova edizione del nostro TG. In primo piano la politica, perché il candidato sindaco del centro-sinistra Marco Filippeschi ha presentato nuovi strumenti online per la partecipazione dei cittadini. Vediamo. Il candidato sindaco del centro-sinistra Marco Filippeschi presenta nuovi strumenti che per voi nuovi in realtà non sono, però rilanciate online. Quello che vi preme è la partecipazione dei cittadini, che aumenti e che sia sempre più visibile. Sì, è già una piattaforma molto estesa e molto importante, perché vedendo le statistiche che mi hanno dato sono rimasto sorpreso anch'io, ecco, perché si parla di molte migliaia di persone, decine di migliaia di persone che durante un anno interagiscono direttamente con il sindaco, in questo caso in una delle esperienze che credo nel confronto tra i sindaci e tra le città sia ormai fra le principali del nostro paese. Quindi vogliamo ottimizzare gli strumenti che ci sono, allargare l'uso di Facebook, cominciare l'uso di Twitter e rilanciare il blog, un blog che ha visto in un anno la consultazione di 400.000 pagine, quindi una cosa molto molto importante per fare informazione e creare anche un rapporto più stretto tra il comune e i cittadini, anche se, voglio precisare, questi strumenti sono gestiti fuori dal comune, quindi sono gestiti dal sindaco come candidato in questo momento o personalmente. In questi anni di mandato cosa sono le cose che i cittadini le hanno suggerito con più importanza, tipo le strade dissestate, marciapiedi, quali sono i problemi? Beh, prima che ci fosse lo spazio sulla pagina istituzionale per segnalare manutenzioni, necessità di interventi anche piccoli, Facebook era diventato il luogo di tante segnalazioni. Ora questo si è attenuato perché i cittadini che usano la rete hanno capito che c'è un luogo preposto, e poi le cose più varie, ecco, dai grandi temi fino a temi molto specifici, penso per esempio ai temi della sicurezza urbana, no? Che sono sempre abbastanza gettonati. Questioni legate a singole inaugurazioni, a fatti nuovi, per esempio molte cose ho ricevuto sul progetto Mura, su progetti che i cittadini hanno apprezzato in particolare.